Calcolare il flusso del campo vettoriale f di x, y, z uguale a x quadro y, x quinto, y sesto, meno x quadro y e x quadro z attraverso la superficie S di equazione z uguale x quadro più y quadro con z compreso fra 0 e 1 orientata in modo tale che la terza componente del vettore normale sia positiva. Se avete guardato il video precedente a questo, è lo stesso problema, solo che c'è l'orientazione del vettore, la superficie di prima è orientata in modo tale che la terza componente del vettore normale fosse negativa, qui è positiva, quindi attenzione che il segno cambierà. Dice, ma avrà zero anche in questo caso l'integrale triplo della divergenza? Vediamo allora, perché possiamo applicare la divergenza? Perché abbiamo a che fare con un paraboloide di rotazione, z uguale x quadro più y quadro, che va chiuso, quindi S è... Allora, il paraboloide di rotazione va chiuso affinché si possa parlare di dominio regolare, quindi si possa applicare il teorema della divergenza, sempre che lo si voglia fare, bisogna chiuderlo con che cosa? Con il coperchio, quindi con una superficie S con 1, che andiamo a scrivere, chi è S con 1? S con 1 è x, y, z appartenente ad R3, tale che x quadro più y quadro sia minore o uguale di 1 con z uguale 1, no? Abbiamo messo un coperchio. Allora a questo punto S unito S1 è una superficie chiusa, quindi possiamo applicare il teorema della divergenza scrivendo che il flusso del campo vettoriale F attraverso S più, visto che c'è un'unione, il flusso del campo vettoriale F attraverso S con 1, entrambi, attenzione, col più, a che cosa è uguale? È uguale per il teorema della divergenza all'integrale triplo, questo è il flusso totale ovviamente, dato dalla somma dei due contributi chiaramente, di che cosa? Integrale triplo, nel senso a, come dobbiamo chiamare? V della divergenza di F in dx, dy, dz, ma vediamo subito se anche in questo caso è 0. È 0 anche in questo caso perché abbiamo che? Allora, la prima componente è x quadro y, la seconda è x quinto y sesto meno x quadro y, la terza è x quadro z. Vediamo la prima rispetto ad x. Dunque, qui abbiamo integrale triplo esteso a v di, allora abbiamo derivata rispetto ad x di x quadro y è 2xy più. Allora, andiamo a derivare rispetto ad y, x quinto, y sesto e x meno x quadro y. Non abbiamo un 6 x quinto, y quinto, perché x quinto è costante della y sesto e 6y quinto, meno x quadro. E lì abbiamo che la derivata rispetto a z di x quadro z è sicuramente più x quadro. Allora, x quadro meno x quadro se ne vanno, ovviamente dx, dy, dz. Cosa ci è venuto? Ci è venuto l'integrale triplo di... Allora, guardate. Normalmente parliamo di funzioni dispari rispetto ad x e rispetto ad y. Visto che abbiamo una simmetria, una via simmetria, anche in questo caso il centro di massa del dominio è chiaramente sull'asse z, 0, 0, z, sarà 0, 0, zg, il nostro baricentro. Evidentemente abbiamo somma di funzioni dispari sia rispetto ad x che rispetto alla y, quindi sicuramente integrale nulla, inutile che lo facciamo, è evidente. Quindi la divergenza in questo caso, o l'integrale triplo, la divergenza è è uno zero. Allora a questo punto dobbiamo tenere presente che occhio però a S+. S+, che cos'è? S+, è la superficie orientata in modo tale che il testo ci dice, in questo caso, di calcolare il flusso attraverso S orientato in modo tale che la terza componente del vettore normale sia positiva, no? Ora, S più è una superficie orientata in modo che la terza componente del vettore normale sia uscente, sia orientata verso l'esterno. E però, in modo tale, il vettore normale sia orientato verso l'esterno, ma la terza componente sia negativa. S con 1 più invece è una superficie orientata, ovvero questa qua, orientata in modo tale che la terza componente sia positiva.
Quindi, se volessimo calcolare in questo caso, ma la nostra domanda è diversa, è il contrario, perché in questo caso sarebbe così. Come esattamente nel problema precedente? No? In tal caso, invece, in questo caso specifico, il flusso di F attraverso S meno è pari a meno il flusso di F attraverso S più, no? Va bene. Ma allora questo sarà questo meno per questo meno più il flusso di F attraverso S con 1 più, in modo tale che comunque vedete sia rispettato quello che ci dice, quello che ci viene detto all'inizio. Chi è questo? Beh, sappiamo che la normale giace sul piano z uguale 1, quindi è inutile stare là a parametrizzare. Questo è pari all'integrale estesa alla frontiera di S con 1 di f scalare n, normale esterna di sigma, ovvero, attenzione, integrale doppio esteso a d. Dunque, in questo caso abbiamo che le componenti del vettore normale è 0, 0, 1, perché abbiamo che la normale è già sul piano z uguale 1 e ha componenti, quindi 0, 0, 1. 0 per questo è 0, 0 per tutto questo è 0, z è uguale 1, quindi abbiamo un 1 per x quadro, quindi questo diventa x quadro dx dy. Ma a questo punto cosa si può fare? No? È chiaro? A questo punto teniamo conto che chi è D? D è questo qua. Passiamo a coordinate polari, in questo caso per esempio, questo diventa integrale doppio esteso a, chiamiamolo, D stellato, di primo, di che cosa? Di rho che è dx dy, de rho de teta. Questo chi è? Beh, S con 1 è fatta così, x uguale rho cos teta, y uguale rho sin teta, la z uguale 1, se avete visto l'esercizio precedente, è la stessa parametrizzazione. Con rho chiaramente compreso fra 0 e 1 e teta compreso fra 0 e 2 pi greco, ma allora questo diventa un rho cubo cos quadro teta de rho de teta. Va bene? Vediamo quanto viene, non abbiamo uguale. Integrale fra 0 e 2 pi greco di 1 cos quadro teta de teta per integrale fra 0 e 1 di 1 rho al cubo de rho. Allora abbiamo un quarto, perché rho al cubo e rho quarto quarti. Integrale fra 0 e 2 pi greco di rho alla quarta, che comprendiamo fra 0 e 1, ma è 1, cos quadro di teta in de teta. Allora, questo è 1, un quarto rimane fuori. Vi ricordo che l'integrale di cos quadro teta è un mezzo teta più sen teta cos teta tra 0 e 2 pi greco. 2 pi greco mezzi è un pi greco, il risultato, il flusso attraverso S, la risposta è pi greco quarti. Positivo questa volta, per tutto il discorso che ho fatto. Spero sia chiaro. Ho scelto questi due esempi proprio perché questo è secondo più, si capisce male, ma il risultato questa volta vale è pi greco quarti.